Sì. Io sto facendo una cosa, aspettate che sto scappando da un tizio su PUBG. Porca troia, sono live. Dovremmo essere. Stai live nel momento peggiore. Stai giocando con il tuo nuovo fantastico ROG Phone? Corretto, sì, sto giocando con ROG Phone. Aspetta che mi sto... Ok, ora mi sono imboscato, posso andare. Segui, ciao, ragazzi, segui là, segui. Dovremmo aver risolto in modo incredibile gran parte delle nostre contate. Faccio l'inquadratura. Segui la chat e scopri la performance. Che livello siamo? Sì, aspetta, perché adesso c'ho la cazzo di pubblicità. Ah, ma ci hanno dato, mi sa, la partnership. No, no, non credo. Comunque gli siamo andati da Twitch, te l'ha detto Umbo. Sì, è vero, sai che Pierre non ti siamo andati da Twitch? Ah, no, e che fanno? Abbiamo parlato con la tipa che ci ha mandato la mail facendoci il dita culo. Quindi l'italiana, è vero, raccontatemi, cazzo, non mi avete detto niente. Allora, siamo andati da Ines con Violenza lì alla... Aspetta che devo ricordarmi di guardare il telefono. Incredibile telefono. Quanto sei basso, allora, adesso, più di me, incredibile. Siamo andati, incredibile. Siamo andati da Ines e le abbiamo detto: senti zia, ma cos'è sta cosa che non ci hai dato la partnership? E lei ovviamente non ha fatto una piega, perché ha detto: voi chi cazzo siete? Ma a parte questo, ha detto che di rifare la submission, perché questa volta ci... Ah, e l'avete rifatta voi? No, lo devi rifare tu. Allora devo rifare io, ok. Poi sì, ha detto perché si ricordava del nostro caso. Ah, immagino, sicuro. Ha detto, mi ricordo comunque, del vostro caso. Comunque questa però è la dimostrazione, ragazzi, che in Italia anche le compagnie internazionali si riducono alla fine in mafia. Esatto. Cioè tu devi andare a conoscere la tipa per ottenere il risultato. Ma perché vi ha detto speriamo che stia guardando, speriamo che stia guardando questa live, così vedremo come arriva la palla. Allora, mi fai tagliare perché? Corto. Gli ha detto perché? No, tanto metto dentro. No, sì, ha detto perché loro spesso alla prima non la danno perché a me non Devi straordinare. Devi dimostrare. È la tua connessione. Perché devi dimostrare l'insistenza. Sì, cioè, devi dimostrare di essere molto interessato. Esatto. Devi dimostrare che sei un rompicazzo. Quindi a questo punto, per volo, la palla passa a te. Perché allora, ragazzi, io sono un maestro dei cagacazzi, quindi esatto. Giusto per chiudere rapidamente la pratica out of the experiment, questa oggi, non questo giorno, questa giornata, ti porto, visto che sei appena stato a vedere Red Dead Redemption. Sì. Un mese e mezzo fa sono stato a vedere Fallout, Alessio. No, ma prima ancora, non sei andato a vedere. Sì, ma un mese e mezzo fa. E questa è la prima puntata cibica, credo. No, perché l'abbiamo fatta dal vivo. Non lo so, comunque ti porto come mi sentiamo sta strozzata, vai. Nel selvaggio West. Che schifo. Con The Italian Gringo, la taglia del bandito. È questa qua che è una lasagna. Ma la taglia del bandito, secondo te, è il nome del piatto? O è il La taglia del bandito è il nome del piatto. Che è una lasagna con salsa di pomodoro. Lasagne. Sì, però è una lasagna. No, c'è scritto lasagne. Aspetta che mi chiamano uno sconosciuto. Pronto? Lasagne con salsa di... Vado io avanti, scusate. Mi faccio vedere. Vediamo se riesco. No. Così, lasagna. Siamo live e chiedono giustamente... C'è uno sconosciuto che chiede com'è la situazione figa. Ti puoi presentare per cortesia? Ma che vuol dire c'è uno sconosciuto che ti... mi spiace, abbiamo dovuto iniziare la live, Pirani. Puoi ripetere? Marco Bottego. Marco Bottego, non riesco. Già, se fosse stato Bottega, magari ci portava dietro un po' di grappe, però così non ci serve. Vedete che secondo me nessuno capisce quello di cui mi piace parlando. Molto, ma trovo abbastanza illegale questa intemerata col mio numero privato. Ha fatto bene invece a chiamarti. Allora andiamo, scusa, stavo dicendo io la taglia del soprattutto bandito, perché non ti riesco a trasmettere in live, quindi è inutile. Lasagne, mi dispiace, devo salsa riattaccare. Di pomodoro, pancetta affumicata, peperoni, fagioli rossi. Ciao. E mais. Sta che merda, ma che cazzo di lasagna? E allora, e poi... Vengo poi, non ti preoccupare. Vuoi venire a dare una mano? Vuoi venire a dare una mano? Ah, ti devo dare conferma, sì, immagino di sì. Scusate ragazzi, stanno organizzando le vacanze. Adesso, in live, non fra mezz'ora. Dai, veloce, dobbiamo dire, dai, fai vedere. Non urlare. E poi ti porto, urlare, sapendo ragazzi. Che tu sei un grandissimo amante delle veleggiate nelle isole... Del cibo greco, confermo assolutamente. Ti ho trovato una fantastica moussaka o moussaka, non lo so come penso lo pronuncio. Moussaka, penso. Che esatto, che è quella lasagnetta di melanzane. Quindi doppia lasagna. Esatto. Non è una lasagna in verità la moussaka. Sì, per modo di dire, è per un pasticcio. Esatto, però è comunque più o meno a strati. Sì. Perché la melanzana si presta alla stratificazione. Sì, esatto. Però puoi aver ragione con sopra quella specie di pastella di raggrumata, sì. quella cremetta appannata. Molto buona la moussaka, è uno dei quei molto piatti. Molto buona la moussaka, se la andate a mangiare. Ma certo, dove la sanno fare? Esatto. Quindi posso stavo dicendo che è uno di quei piatti tipicamente da inappetenti italiani che vanno all'estero, cioè se andate in Grecia con i vostri amici, so, quel classica cosa da viaggio del liceo che avete sempre, di solito c'è sempre il compagno che di scuola che non mangia niente, è mangia blindato, solo il tonno e il riso.
è se andate in Grecia, la moussaka è una di quelle cose che blindato. Al 100% piace. Allora, guardami la cottura. Però qua un in poco, forno. Fermi. Un po', Umberto? Sì, sì. Scusate, ero distratto. Cosa scusa se stiamo facendo la live. Sì, niente, come va, Fargi? No, ero distratto a leggere la chat. Tra l'altro non si capisce niente perché, cioè, parlate in un modo, passate il palo in frasca. Ripetete la domanda, per favore. Allora, dicevo, la moussaka, stavo spiegando ad Alessio, che è uno di quei piatti che solitamente, quando sei al liceo e vai in gita in Grecia, c'hai sempre il compagno di scuola cagacazzi che non mangia niente, quello inappetente che mangia solo il riso o il tonno o il prosciutto crudo. E di solito la moussaka è uno di quei piatti greci che puoi far mangiare a tutti perché piace per forza se sei italiano. Ma io vi dirò una grande verità, che non sono mai stato in Grecia. No, cazzo dici? È perché lui non piace il mare, è un po' difficile schivarlo. Cioè, perché a te non piace il mare e non piace la figa, o non piace quando sono collegate insieme, mare più figa, e quindi non ti piace la Grecia per quello? Allora, no, per te la Grecia no, è figa? È una persona legata al mare. No, entrambe le cose però. Sì, perché cioè io di greche non me ne ricordo. Cosa? Me le immagino basse grasse con i baffi, però potrei essere... No, quelle però sono le messicane. Perché hai ragione, sono perché effettivamente no, perché con perché la Grecia... Perché è pieno di turiste fighe. La scive. Allora... La scive, solitamente la Grecia è proprio... Si sposa con le inglesi... È il posto del nudismo, delle poppe di fuori. Allora, rapidamente io per mettere in fondo, controlla le specifiche. Voglio informarvi su una cosa. Cioè, io sono ancora vivo a PUBG, incredibilmente. Più sono in una stanzettina, sono in una stanzettina minuscola e sono sì, ancora ma ti stiamo ascoltando, se stai parlando no, con io noi. Invece lo sto ascoltando perfettamente. Mi ascolti, Alessio? Forare sì, dacci un secondo che chiudiamo questa pratica, così dopo siamo liberi. Forare va più bene, volte la confezione con un coltello... Sì, ma non leggere ad alta voce, perché okay. Nel frattempo scusa. Rispondo un po' di chat. Allora, GiuPTV fa un po' di polemica, dice che... Dato che non siamo regolari, questo mese si abbona ma non dona bit, e lo capisco perfettamente, giusto. Ma ritroveremo una regolarità sensata, GiuPTV, e ti stupiremo e tornerai a darci tantissimi soldi. Non puoi fare i buchini. No, poi deve essere una forchetta, non puoi fare i buchi singoli. Ma cosa vuol dire? Ne fai di più con un coltello! Allora, ragazzi, se voi urlate come dei cani, come dei cani randagi di merda, non si capisce un cazzo. Ecco, Alessio. Allora, poi... Si stupiscono, tanto rumori strani, si stupiscono della qualità audio-video questa volta. Elgapollo chiede se è normale che non laghi. Sì, è normale, perché ci siamo imposti una qualità audio-video decente, tra in poi. 180 gradi. Si stupiscono del fatto che... anzi no, c'è Marco Bottego che dice ecco, mancava offendere gli animali dopo tutte le minoranze. Sapete che noi non abbiamo peli sulla lingua. Sta parlando? Poi c'è T-Seeker che dice: ma l'ambientazione della live a chi appartiene? Abbiamo già risposto più volte, ragazzi. Quella è la cucina ufficiale di iFood / di Sapore / BBQ for All. Sì, più BBQ for All. Ok, che sono le tre properties legate al cibo che appartengono all'azienda NetAddition. Mi dici te quando posso presentare la mia cucina, il mio piatto? Vai, no, finisci. No, presenta, vai. Allora, io oggi farò, siccome Alessio mi aveva chiesto di essere molto rapido perché abbiamo molto poco tempo oggi. Le uova alla Benedict. Farò, no, le uova alla Benedict. Perché io voglio capire come si fanno prima. Le uova alla Benedict. Prima di tutto ci servirebbe l'aceto. Non so ma perché non si fa in una. Non si bolle l'uovo e basta. Solitamente uno dei grandi trucchi è buttare un po' d'aceto. È un po' come fare. Abbiamo il Sauber. Fanno? Posso fare una. Hotel bar comunità, ti piace? C'è un detersivo per hotel bar e comunità. C'è scritto sopra l'etichetta. E comunque stavo dicendo, no, perché è come lo sai, uno dei grandi trucchi per fare le patate bollite, cioè per fare le patate al forno molto buone. Gli dai un bollo croccanti. Prima. Le bolli prima con un'acqua fortemente acidulata. Quando sono già, però già tagliata o sì. Ancora intera, poi la tagli dopo. No, già tagliata, già le prepari, pronta per, già le prepari per, farle, per metterle al forno, per farle in padella, sai quelle saltate buone. Tu cosa fai? Cosa metti in quest'acqua? Tu fai un'acqua. Fai un'acqua. Cioè riempi una pentola di acqua. Fai un'acqua. Ci metti dentro parecchio aceto. Acqua della Ferragni? No, non l'acqua della Ferragni, parecchio aceto di mele, quello bianco. A quel punto butti... Quindi non aceto di vino bianco, no, aceto di mele. Di mele solitamente. Mai comprato nella mia vita. Butti le patate, le fai bollire fino a quando metti la forchetta ti rendi conto che sono morbide dentro. Quindi sono cotte. Abbastanza cotte. Quello che succede è che rimane, praticamente l'aceto fa fare una crosta fuori alla patata, quindi quando poi tu la vai a saltare in padella e la brustolisci, non ti si sfalda.
Bello, bello, lo faccio. Scusa, scusa, però faremo il test, faremo il test delle... live. Faremo. No, perché noi faremo, non le patate, prima o poi le faremo, sì. No, facciamo, io ho fatto delle, farò delle stupidissime uova, non sai cosa devi fare te adesso? No, prima mando su Instagram una foto live. Questo, della mi devi storia. Tagliare come per fare il bacon. Ok. Fai il bacon con quello, grazie. Fai delle fettine in modo che io possa poi friggerle. Spesse. Ma quindi non ho capito, fate solo le patate? No, ma non facciamo le patate. Facciamo le uova. Faccio delle semplici uova. Faccio le mie uova strapazzate sopra un pane di segale con un contorno di bacon. Faccio la colazione dei campioni che vi faccio in America. Però adesso così. Cioè, fa le uova strapazzate. Cioè, la sta girando molto. Fa delle uova del merda. Non è che basta dire le mie uova strapazzate come gli No, allora devo dire una cosa. Tu, Umberto, dovresti saperlo. Che le uova di Pierpaolo sono. Super al top del top, cioè quando le fa col suo burrettino la mattina, quando siamo alle 3 alla Games, come roba del genere, è veramente di una categoria scanda. Superiore. Se non abbiamo più pentole. Ma chiedono Pier se poi le tue patate non sanno di aceto. Assolutamente no. C'è una ragione per cui non sanno di aceto? Non l'ho studiato il discorso chimico, ma non sanno di aceto, lo posso garantire. Okay. Non so la mutilazione, purtroppo non la so, però non sanno di aceto. Non riesco a capire la ragione di questa cosa, però oggi c'è parecchio consenso in relazione all'aspetto di Alessio. Chiedono in sequenza, intanto se puoi toglierti la camicia in modo da far vedere il fisico, poi se usi l'eyeliner. Invece c'è l'eyeliner, sì, lo sono fortunato, ho una arcata ciliare molto pronunciata. No, un uovo era rotto. Eh? Ma tu cucineresti mai con un uovo rotto? Non si sa mai. No, che merda, quindi abbiamo solo tre uova. Vabbè, abbiamo tre uova, una lasagnetta e una moussaka. Sì, ma questa è una sfiga. Questa è una sfiga perché? Perché ti perché serve una massa? Quattro, sì. Almeno quattro uova. Sì, di solito si fa con sei. Però scusami, ma se sei a casa da solo non puoi fare le tue uova? Faccio tre uova almeno, ma se sto a casa da solo è diverso. Non me ne frega un cazzo di come viene, basta che sia buono. C'è Fantagiro che dice che Nella sei fichissimo, cuoricino viola. Lo so, però scusami, Fantagiro, puoi specificare la tua sessualità per cortesia? Sei? Fichissimo, Tanto tu Alessio sei versatile da quel punto di vista, che cazzo se sì, ne frega. Sì, però mi piace essere versatile ma consapevole. Preferisco non avere sorprese, preferisco scegliere prima. Va bene. Scusami, questo l'hai acquistata? No, l'ho trovata per terra. No, perché qua ce n'era della roba del genere. No, no, non c'era. Questa l'ho trovata per terra, okay. Mentre stavo per strada l'ho trovata per terra e l'ho presa. Allora, che cosa hai scelto? Allora, parla degli ingredienti. Parliamo sempre del suo discorso. Gli ingredienti sono fondamentali. Come si fanno le uova? Strapazzate in modo vero. Allora, ovviamente dovreste contare almeno tre uova a perché testa. Voi fino ad oggi non si può mai parlare. Perché voi fino ad oggi avete fatto le uova strapazzate false. Voi le avete fatte false. Capre le avete fatte false. Io non so come cazzo dirvi Gesù in croce che non dovete urlare. Non so più che dire. Pensa a tagliare questo coso. Allora, le uova strapazzate si fanno ovviamente in un modo banalissimo. Considerate sempre tre uova a testa, minimo. Cosa dovete fare? Le rompete direttamente nella ciotola, nel contenitore in cui le andate anche a sbattere. Cioè l'ideale è che fate tutto nello stesso contenitore. L'ideale sarebbe non contenitori, come in questo caso sto usando un contenitore antiaderente in teflon. Dovreste usare un contenitore... L'ideale sono le classiche pentole, quelle di ferro con cui si fanno i sughi, cioè quelle proprio di ferro standard. Mica quelle così... che hanno soltanto i ristoratori. No, perché tu non c'hai la pentola di ferro, quella stupida, banale, con cui anche condi fai la pasta. Non a padella, come no, quelle di metallo che si usano nei ristoratori. No, una pentola, cioè, con tipo questa pentolino, qui, ma pentolino di metallo, di acciaioino. In modo che non lo graffiate in nessun modo. Le sbattete qui dentro. Le uova strapazzate hanno una grande necessità, un grasso. Quindi è vero quel fatto di metterci. Infatti ho preso purtroppo un litro intero di latte, perché a Terni non vendono i mezzi litri di latte. Imbarazzante. Tu non fai la porcata che faccio io. Cioè? Cuocere, io faccio la porcata di abbrustolire il bacon e poi estrarlo, no, scocciolarlo e cuocerci no. le uova dentro, no. Che si insaporiscono no, ben non bene. Serve questa cosa qui. Dicevo, ci aggiungete di solito un grasso, cioè un filo di latte fa bene. C'è un grande trucco, non vanno montate troppo le uova, cioè non le dovete sbattere in modo eccessivo. Un po', una trentina di secondi, una ventina di secondi, basta che, insomma, prendano, siano uniformi e stop.
quel concetto di sbattere le 100.000 ore vi funziona meglio con la frittata, perché così vi cresce molto. Quando fate le uova non c'è questa necessità, almeno per quello che riguarda quello che faccio io. Ci sarebbe un grande ingrediente che è top da aggiungere alle uova strapazzate alla fine, ed è l'erba cipollina. Ma perfetto, ma l'erba sì, un po' troppo alta. Ma l'erba leva il parte finale. Ma l'erba cipollina vera, quella fresca. Ah, non cioè, l'hai presa? No, perché ovviamente a Terni non esiste l'erba cipollina fresca. Io ho dovuto prendere queste qua finte, quelle, non dico liofilizzate, quelle là nelle classiche canna mela. Ti sei anche inculato economicamente, perché questo sì, qua magari costa un milione oggi. Esatto, però, per diciamo, farle uova. L'ideale sarebbe l'erba cipollina o al limite il cipollotto, quello fresco, quello che è piccolino, che c'ha proprio il ciuffo lungo lungo, che talvolta trovate sempre nel reparto freschi, nel reparto verdure. Il cipollotto prendete solo alla fine, perché lo dovete aggiungere all'ultimo secondo, perché dà quel boost di sapore top che aggiunge parecchio. Ovviamente fate, mettete sale e pepe quando andate a sbattere. E poi vedrete che lui ha questa cosa che, sale e pepe, che io non ho mai avuto del mescolamento dell'uovo fuori dal fuoco, via dal fuoco. Sì, dov'è il sale e il pepe adesso? Quello sarà pepe? No, questo è pepe. Perché il calore tanto sale, è la pentola. Non è zucchero. Che cos'è? Esatto, vabbè, questo è pepe. E questo sarà sale, no? Dici. Allora, intanto, mentre voi cercate di capire qual è il sale e qual è il pepe, uno è bianco, l'altro invece è un po' più scuro. Intanto chiedono, si lamentano un po' del fatto che... no, ragazzi, ma siete matti? Non sento più niente. Troppo vicino al microfono. Madonna, è lontanissimo. Io non sento più niente. Io sento tutto, se sarà aspetto il tuo cellulare. Ho allontanato tanto. Okay. Allora, dicono niente. Intanto... ho capito, è inutile che continui a lamentarti del fatto che non senti nulla. Però le devo far vedere un po' come le sbatto le uova. Aspetta, su un secondo, le sbatto e poi smetto. Su un secondo. Un secondo, guarda, ci metto pochissimo. Ma perché è brutto, non ho capito. Qual è il, perché le devi... Gli dà fastidio, c'è troppo rumore, dice, quando sbatto le uova. Ok, finito. Cucina in silenzio, per cortesia. Allora, sì, no, intanto si lamentavano del fatto che le ricette stanno diventando sempre più semplici e chiedono se la prossima volta ci sarà il toast al formaggio e quella dopo ancora il riso in bianco. No, la prossima volta, ragazzi, vi faccio, visto che l'avevo promesso, me l'hanno chiesto in tantissimi, me l'ero fatta a casa, farò una pasta con la zucca, che non è assolutamente facile ed è un buon... Anche quello è un altro di quei piatti con cui potete convincere le donne a sposarvi, perché... Sai che la pasta... La zucca... faccio un pezzo... La zucca, scusami un po', ti faccio dire, la zucca è uno di quei piatti che piace tantissimo alle donne e che mai nessuna donna si potrebbe immaginare che un uomo lo prepara. Quindi vi garantisco che e non si aspetterebbe mai che un uomo usasse il congiuntivo, e con te va sul sicuro. Che un uomo lo prepari. Che un uomo lo prepari. Scegli, scusa un po'. Ma dicevo che la preparo spesso, ma il segreto secondo me è cuocere la pasta direttamente nel latte anziché che nell'acqua. Nell'acqua. Lo faccio quasi. Sì, lo faccio quasi solo per la pasta alla zucca, quella roba lì. Di cuocere nel latte. Però è che, ma... Sì, nel latte. Non l'ho mai fatta la pasta col latte. Bello, così ci confronteremo con la ricetta. Non è una cosa che non ho mai fatto. Hai un grosso problema per la pasta al latte? La devi girare costantemente perché si attacca a molto. Beh, certo, va risottata. La pasta alla zucca è come la pasta con i broccoli. Sono paste che vanno risottate, cioè vanno cucinate. Nel caso di Umberto la fa nel latte, io la faccio direttamente nell'acqua in cui cucino la zucca. E quindi vanno cucinate insieme alla zucca, per intenderci. Quindi vanno risottate. Quattro fette? Vai. Sei. Tra l'altro un giorno dovrò farvi vedere come mia moglie cucina la pasta. Intanto questo ti nell'orecchio. Vi devo far vedere la ricetta coreana di mia moglie per cucinare la pasta, che è eccezionale. Lei fa così: mette l'acqua in cui bolle la pasta e il sugo nella stessa assieme. Momento, La fa, e la fa cuocere. Che cosa, che schifo? E come la fa cuocere? La fa cuocere, cioè le dosi sono calcolate in modo tale che l'acqua evapori quel tanto durante la cottura, in modo che poi resti il sugo. Ed è una cosa che, cioè, voi non potete nemmeno immaginarvela. L'ha fatta un paio di volte ed è terribile. Dicono che Alessio è un dodicenne con manie di protagonismo dentro il corpo di un ultra cinquantenne. Lo dice Dr. Meschino, che ha una descrizione di una riga incredibile. È praticamente perfetta. Allora, questa qua è veramente è da carta di identità qua. L'altra cosa che dicevo è che le uova fatte in questo modo, quindi anche per la vostra colazione, sono assolutamente perfette da abbinare al pane di segale. Proprio il pane di segale, ragazzi, che sembra una follia, sembra una roba di merda, ma il pane di segale, anche in questo caso solito discorso,
andrebbe preso dal vostro panettiere di fiducia che vi fa trovare il bauletto di segale vero. Io ho preso la merda qui del Conad prefatto per... cioè, nulla da dire al Conad, se ci vuole sponsorizzare siamo contenti, ma in questo caso ovviamente è un pane industriale di segale, che quindi non è mai il massimo. Diciamo, l'ideale sarebbe prendere quello del bauletto vero, perché il pane di segale ha una consistenza bella rigida. L'hai tagliata benissimo. Tra l'altro, un dito di... No, qui di mi è spessore. Partito un po' il coltello. Mi è partito no, un po'... buttala e rifanne una migliore. No, mangiatela e rifanne una migliore. Dicevo, il pane di segale si sposa bene perché è molto... non mangia sopra il cibo, però mangia da solo, è molto sostanzioso e quindi funziona molto bene con le uova, è un mio grande consiglio. E tra l'altro quello che vi avanza ci potete fare sopra burro e marmellata, e pane, burro e marmellata con il pane di segale è veramente top. Mamma mia, questa vero. Roba qua è merda pure, lo so, no, per il pane di segale è fatto così, però, perché non lo scaldi lo scalderai? No, non serve scaldarlo, lo scalderai, però no, non va scaldato. Ho capito, ma è come, questo qua è sono quelli di quelli stanno... industriali. Ho capito, sa di etere, cioè se non... No, sa di pane di segale, si vede che non sono mangiato i pane di segale, no. Ti garantisco che il sapore è molto vicino, la consistenza è sbagliata. Se tu le sta scaldando? Allora... Se potrebbe essere che questa non viene scaldata? Senti? È induzione, non è gas. Allora, dicono che... Io comunque lavoro in cucina e se il mio chef vedesse Pianesani tagliare con le dita messe così sarebbe licenziato in tronco. Ha tagliato qualcosa? Confermiamo, Alessio non sa tagliare, confermiamo. C'è Giuppi TV che dice comunque grazie a questa rubrica sto imparando dei piatti top, grazie per Paolo. No, è buono quello. No, taglia il sotto, tutti li devi tagliare. È bello, perché come fare due live diverse? No, dimmi che stavi dicendo Giuppi TV che ti ha detto, scusami. Ti ringrazio molto per le ricette. Un po'? Sì, mi senti? Non ho capito nulla, ripeti Giuppi TV che ti ha detto. Dicevo, ti ringrazio per le ricette. Ah, mi fa piacere, è un piacere, anzi. Sono ricette stupidissime, però da uno che appunto non sa cucinare, che però mi possono aiutare nella vita di tutti i giorni. Io sto mangiando delle gallette, perché ho mangiato prima del riso freddo. Sto cercando una settimana. No, dico, il bancone va tenuto pulito, Ale. Sì, intanto io tengo pulita la mia persona. Che già su quello discutiamone. Successivamente il bancone. Comunque non è malaccio quella pancetta. Purtroppo qua io 300 non eravamo alla Games Week domenica perché Alessio era... Dovete capire che Alessio inizia ad avere una certa età e dopo una sera e mezza in cui si beve è completamente devastato. Quindi gli è passata una sola sera? Sì, Alessio dopo una sera, cioè... Allora, abbiamo bevuto una sera, il giorno dopo era completamente devastato. Alle 7 eravamo a fare un aperitivo, tra l'altro con un mio amico, era lì mezzo addormentato con l'occhio che gli cascava, una scena veramente terrificante. Il tuo splendido amico dell'altra volta o un'altra persona? Sì, eravamo sempre lì al casa mia con Edoardo e c'è Alessio che era completamente in coma, era veramente a uno stato che gli mancava solo il cuscino e il pigiamino ed era fatto. È schifo. Di che cosa stiamo parlando? Scusate, perché sono entrato e c'ero io in coma, gli mancava solo il pigiamino. A fare che cosa fatto? Tu sabato sera. Sabato sera, quando io sono tornato, tu dormivi della grossa da un paio d'ore. Sei tornato da dove? Quello è venerdì notte. Sabato sera siamo usciti a bere, cioè... Sabato ero molto stanco, però io ho dormito 2 ore. Sei tornato da dove poi? Sabato sera sono tornato 2 ore. No, venerdì sera sono tornato dal centro molto tardi, sono arrivato alle 4:30 in albergo e alle 7 ero sveglio per partire. Comunque si sta scaldando almeno adesso. Sì. Chiedono Ale se quindi io e te viviamo insieme, no, che alla Games Week eravamo in stanza insieme. Cioè purtroppo, diciamo comunque... che tutte le volte che abbiamo l'opportunità viviamo insieme. Sì, beh, è un modo particolare per mettere la cosa, però si può anche mettere così. Tra l'altro chiedono se avete visto Venom, perché un utente che ora non ritrovo ha detto che l'ha visto e gli è piaciuto. Cosa faccio? Gli linko la recensione di Movie Player? Di Multi o di Movie? Di Movie. Ok, sì, può essere un'idea, c'è un'opinione discordante rispetto a quella di te che l'hai visto, dico di te utente che l'ha trovato molto piacevole. Voi non l'avete visto, giusto? Io non l'ho visto assolutamente, ne ho letto tanto in giro e non mi sembra stia riscuotendo grandissimi consensi, ma devo dire anch'io che mi ha scritto un carissimo parente acquisito, che ieri sera è andato a vederlo perché dovevo andarlo a vedere con lui ieri sera, poi alla fine sono rimasto a casa con la pupa.
e anche lui mi ha detto: l'ho trovato splendido, si vede che i film Marvel migliorano sempre di più. Questo è il suo commento testuale. Non ci credo. Ti giuro, se poi dopo, se vuoi lo faccio vedere ad Alessio, ti giuro che questo è dibattito. Vabbè, però questo è uno, è uno che non capisce un cazzo, poverino. Ho una grande sorpresa per te. Vai, dimmi. Per accompagnare Moussaka. Io ho preso una birra buona. Ok, ma io prima ho una sorpresa per te. Sentiamo sta stronzata. Ma l'hai messa in frigo la birra? Sì, buona. Certo. La ciuff mi piace. Ho preso due birre ciuff che si sposano benissimo. No, che schifo. La Sprite te la puoi bere te. Aspetta, questa non è una semplice Sprite. No, una Sprite speciale. È una Sprite zero. Senti proprio la sommatoria della... Cioè, la Sprite è acqua e zucchero. Non ho finito. Ci levi lo zucchero, quindi è acqua. Però ha un gusto particolare che so che apprezzerai. Cioè? Ma non può esistere, ma dove l'hai trovata? Ho trovato la Sprite Zero a gusto cetriolo, ragazzi. Ma come fai a aver trovato la Sprite al gusto cetriolo? Al gusto cetriolo? Sì, la Sprite Zero al gusto cetriolo, c'ha. Scusami, ma tu ti rendi conto che Mojori sta giocando a PUBG mentre... Sì, è incredibile, invece di leggere la chat, invece di stare, no, a far compagnia a noi. No, a parte il fatto che sono l'unico che sta cercando di mettere ordine in questa follia. Ma schifo. È cetriolo. Mi sto semplicemente paracadutando e poi lascio andare perché sto facendo dei test su quanto cazzo scalda sul telefono, che non scalda per niente. Allora, come si fanno le, appunto, le uova speciali che dicevamo? Sì, ma io non berrò mai quella cosa. La bevi, la bevi. Mi sono preso la birra. No, quindi. Io te l'ho comprata, la bevi. Come... E come si fa? Qual è la tecnica? La tecnica è quella di mescolare continuamente come se stesse preparando, appunto, una pasta risottata, come diceva bene Umbo. E periodicamente, quando sentite che ha raggiunto una certa temperatura, e quindi vedete che si sta attaccando, allora qui io purtroppo di nuovo siamo con i fuochi a induzione, io sarò un vecchio tradizionalista, ma io continuo a preferire i fuochi col gas. Beh, perché ti manca l'esperienza, non sono ancora proprio per niente capace, sì. Semplicemente ogni tot lo andate a mescolare fuori dal fuoco, in modo tale che... Non si deve rapprendere. Il concetto è che non si deve fare quella specie di frittatina sbriciolata, ma si deve fare una roba cremosa. Una roba cremosa che riuscite a raggiungere solo ed esclusivamente tenendola costante, facendo questa operazione. Togliete dal fuoco e mescolate per un pochino, eccetera eccetera. Operazione che dovete naturalmente accelerare man mano che si sta asciugando tutta la parte acquosa dell'olio. Qual è il principio che sottende alla cottura del piano induzione? Perché ti induce a essere cucinato. Ti suggerisce, ti fa un tempo. Uova ti stai scaldando. No, col pentolino. Infatti non funziona con tutti i pentolini. Devono essere quelli più... Quelli che possono essere un po' più traviati psicologicamente, capito? Quelli un po' più deboli. Sì, quelli che sono meno... Hanno meno personalità. Quelli che a scuola di pentolinaggio sono stati bullizzati. Esatto. Tu devi prendere i pentolini che possono essere indotti a fare qualcosa. Dai, lo sai o non lo sai? No, penso sia magnetica, penso sia uno... Elettromagnetica? Sì, magnetica in realtà penso sia. Ma guarda che, aspetta, le calamite non hanno mai cucinato nulla. Però Magneto sì. Magneto cucina le uova? Beh, Magneto si vede che cucina. Scusa Umberto, puoi leggerci le specifiche tecniche dei piani induzione? No, non le specifiche tecniche, come funziona? Umberto è proprio inutile in questa live oggi, cioè. Non sta facendo niente, non parla, non risponde. Scusa, prepari il bacon intanto? Mi allora, l'induzione magnetica consiste in un forte campo elettromagnetico capace di innescare le molecole ferrose presenti nelle pentole, producendo calore e trasmettendolo agli alimenti. Per questo motivo il piano di cottura e induzione riesce a cuocere senza fiamma, come nelle cucine a gas, né calore, come nelle cucine elettriche che usano una resistenza o lampade alogene. In pratica, il fondo della pentola attiva il campo elettromagnetico, così sarà solo la pentola a ricevere calore sul riscaldarsi. Avete avuto la vostra risposta? Siete contenti? Sì, sì, l'avevo detto che era magnetico. Elettromagnetico. Elettromagnetico è quello che puoi aggiungere te, comunque parte da un campo magnetico. Infatti si chiama forno a induzione magnetica, non forno a induzione elettromagnetica. Non penso sia un caso, Alessio, questa cosa qui. Dicono di provare a mettere l'iPhone sul campo, sul piano induzione, vedere cosa succede. Stai fermo. Ma come funziona? Non lo so, ma stai fermo. Mi dai per favore una pezza per tenere questo coso? È scotta tantissimo. Ma che cos'è? Alessio, non so dove sia. Può essere veloce, ma può stare dentro al cassetto delle posate una pezza? Sì. Non una pezza. La pezza proprio non so dove trovartela. Ti volevo trovare il manico di quella roba lì. Vabbè, ci sono i manici che si attaccano. Trovi una pezza. Non mi devi rompere le palle. Che ti guarda, sta lì. Stanno lì, guarda. Mi sa forse lì? No, ho visto male. C'è Nicolas Fernandez 8 che chiede: invece parlando di figa, quanto sesso fa Dakota Johnson? Non particolarmente, a me non piace. A te piace Dakota Johnson? Sai che neanche me la ricordo chi è? Quella di 50 sfumature. Non ho visto 50 sfumature, però non ne ho la più pallida idea. A me non mi va. Dipende. Non mi è fa più sesso lui. No. Dipende da quanto so giù hai bevuto. Non arrivo,
non arrivo a quel punto lì. Allora, dovete capire, dovete sapere. Ora vi devo raccontare una cosa veramente ridicola. A parte che Pianesani ormai non riesce più a reggere l'alcol in una maniera sensata, soprattutto il giorno dopo, veramente è stato. Ma anche il sesso so che non riesce più a reggere. Ma scusa, quello, guarda, quello non posso, guarda. Però non posso verificarlo. No, comunque l'ho portato, prova, l'ho portato a mangiare coreano. No, Pier, devi sentire questa cosa. L'ho portato. Mamma mia, l'ho portato a mangiare coreano. Allora, gli ho fatto da mangiare, gli ho fatto il barbecue, sono stato lì, l'ho seguito come un bambino, gli ho fatto bere il soju, che è l'alcol tipico coreano, e niente, si lamenta da una settimana di quello che gli ho fatto bere. Ragazzi, fate un casino, porca troia, che è una cosa che non si riesce nemmeno a parlare. Una settimana si lamenta del cazzo che gli ho fatto bere. Ma cioè del soju? Si lamenta del soju? Sì, è incredibile. Ha passato tutto il giorno a dire e c'ho il mal di testa e fa schifo e abbiamo bevuto troppo e di qua e là e c'ho 40 anni, non riesco più a bere, tutto così. Cioè, portatelo voi fuori. Qualcuno. Io non ho mai detto questa roba qua. Mi ha portato semplicemente in un ristorante coreano mediocre. Perché giustamente è mediocre, no? Umbo? Il ristorante sì, è mediocre. Non è il massimo, cioè è commisurato al prezzo. È un posto mediocre. Mi ha fatto bere questa bevanda soju, che è un misto di un liquore di riso mischiato con l'acqua, produzione industriale, imbottigliato in bottigliette che stappi svitandole. Immagina, tipo pop drink coreano, una roba del genere. E il cibo, oh no, mi sono piaciuti solo i roll, veramente tanto. I roll di che? Poi calcolate che di che sono, roll di che? E roll, non mi devi fare il gesto, la tipo, forma di che sono. E che cos'era? Sono. Pollo o tonno? Manco. Come? Pollo o tonno? Cioè, hanno dei sapori diversi. Non è incomprensibile. No, ma poi la mattina dopo mi fa buonissimo il kimbab, buonissimo il roll al tonno. Io faccio, guarda che era al manzo, così buono che era al manzo. Questo per dire. E poi pensate, vi accompagnano a mangiare per la prima volta il barbecue coreano. Vabbè, ti aspetti, certo, quello classico. Cosa ti aspetti? Che ti arrivi un po' di carne di qualche tipo da poter cuocere? No, dovrebbe essere tutte quelle tipo prosciutto, cioè tagliate sottile sottile. No, era solo pancetta. Ah, solo vivo. Pancetta spessa. Poi è stato bravissimo Umberto perché si è sbattuto a cuocere. Perché ti faceva finta, questo è pesce, questo è pollo, questa è una fettina di pane. Lo faccio la prossima volta, lo faccio. No, perché visto che lui era convinto un involtino fosse di tonno, immagino che non era così complesso dirgli: guarda, adesso ti sto preparando. Però è stato molto carino perché ha litigato con tutto il ristorante, con sua moglie, perché la temperatura del barbecue non era, per lui era troppo alta. Poi ha cotto la carne e poi ti danno a disposizione delle forbici per tagliarla a pezzettini. Cosa faccio? Ci devo mettere del burro? Ipotizzo di no. No. Okay. Le sai fare? Ti devi preparare qualcosa? Sei capace, no? Sì. Cioè, comunque sì, non ha fatto altro che lamentarsi tutto il cazzo di tempo, incredibile. Vabbè, ma sembra che eravamo un pochino ubriachi, però in una maniera giusto assolutamente un attimo, ti vorrei far sentire il messaggio che ho ascoltato oggi, ti aveva mandato, a te l'aveva mandato, credo, sul salottino. Sì, può essere. Cioè, capisce una parola di quello che dice. Anche mia moglie il giorno dopo mi fa: ma eri un po' ubriaco ieri sera. Ma in realtà eravamo sì un po' ubriachi, ma in una maniera che comunque ci ha permesso di tornare a casa in qualche modo. Sì, sì, tornare a casa alle 4 del mattino. Diciamo che soprattutto io sono riuscito a tornare a casa in maniera decente. Esatto, io ci ho messo un po' Alessio di più. Alessio ha avuto una piccola avventura tornando a casa. Ah sì? Per rientrare? Sì, incredibile. Ci ho messo 3 ore a tornare da una parte di Milano all'altra parte. 2 ore e un quarto. Comunque vedete, stanno quasi pronte, vedete, questa comunque è la consistenza bavosa che devono avere. Esatto, la cosa importante è che se avete un appuntamento verso le 9 del mattino per fare le uova alla Paolo Greco dovete svegliarvi alle 5. Allora, intanto funziona così in cucina, qualsiasi cosa buona deve avere il suo tempo e dovete avere pazienza. In cucina bisogna avere pazienza, se volete fare le cose di fretta dovete fare come Alessio, tutta roba che si riscalda al microonde. Altrimenti se vi volete voi, cioè se volete fare roba buona va cucinata e la cucina migliore richiede tempo, cioè c'è poco da fare, ragazzi. Mi stupisce che tu da Emiliano non sai questa cosa, Alessio. Ma io però il ragù di bello, che tu lo metti su e ti fai i cazzi tuoi. L'uovo è mezz'ora che fai. Ma in cucina già solo l'idea tua che cucini facendo i cazzi tuoi già dimostra che non hai. Non puoi. Cioè, è come una bella ragazza. Tu, se c'è una bella ragazza, che fai? La metti seduta sul divano e ti fai i cazzi tuoi e fai gli altri? Assolutamente sì, quello è il mio obiettivo sempre. Allora, parliamo sempre. Se è un bel ragazzo, faccio lo cambio. Se è un bel ragazzo sul divano, che fai? Lo lasci là da solo? No, lo coccolo. Vedi? È così.
Non mi sembra da bacon questo. No, lo devi andare molto di più, molto di più. No, stai cucinando, sembra che stai cucinando una bistecca. Lo stufato. Perché è troppo alta. È troppo lo stufato. Non è troppo alta la temperatura. La temperatura è troppo bassa. L'ho alzata. Hai messo 0. Ho messo 8, che 0. Ah no, sì. Devi far andare molto di più. Sì, ma qua facciamo una roba che butto via i vestiti. Sì, raccontaci, raccontaci un po'. Allora, cioè, Madnight 96 che chiede: salve, questa settimana porterete super... porterete, attenzione, porterete Super Seducer 2 o tipo l'Early Access di Visage o qualche bella serie come si deve? Non penso che porteremo nulla perché io non ci sono né domani né giovedì. Tanto per cambiare. Non ci credo che stai ancora in vacanza. Eh sì, non ci sono né domani né giovedì. Ma cosa fai? Dove sei? Sapete bene, e tu sai bene un po' che non sono in vacanza. E... perché tu consideri lavoro quando vai a giocare i giochini a pagamento? Allora, qua purtroppo, ragazzi, vedete, ho aggiunto un po' di burro e un po' di questa merda cipollina per l'ultima mescolata. Il burro è fondamentale, ragazzi. Una enorme noce di burro. Più ne mettete, più viene saporito. E leggero. Beh, la cucina buona non è mai leggera. Non esagerate al punto tale da farlo sapere poi di burro. Dicevo, Umbo, faccio della roba con Nintendo. Quindi non sono bloccato, non sono fisicamente in ufficio. Ci sono però venerdì, ma venerdì avremo il cortocircuito. Quindi sei anche questa settimana completamente paccaro? Assolutamente sì. Che ormai, ragazzi, dopo tre settimane che è stato paccaro Alessio, posso anche essere paccaro io una settimana. Quando è che ho paccato io? Scusa. Tutte le volte che ti ho detto facciamo live, ho detto no, io al massimo ne faccio una questa settimana e non l'abbiamo fatta. La settimana dopo, no, io questa settimana mi sto sbagliando. Io ho provato a fare tutte le live che si potevano fare. Non è assolutamente vero. Ripesco se vuoi le cose con un bel con Vincenzo, che ha detto no, io ho già fatto, no, col cazzo che ne faccio un'altra. Quindi non dire stronzate. Ma perché avevamo già fatto una live? Sì, ma non un gameplay. Quindi. Che live era quella che avevamo fatto? Boh, non era un gameplay però. Ok, mi sono posizionato nella posizione sensata. Che domande che avete fatto? Chiedono da quanto tempo vivete insieme Pierpaolo e Alessio, ma non vivono insieme. Prendo il becco in vaschetta, perché hai preso sta roba? C'è Roberta che dice: Pierpa, non ci sei nemmeno questa settimana, va che sei incommentabile. No, non viviamo assieme, abbiamo vissuto case molto limitrofe per svariati anni, ma non mai insieme nella stessa casa. Abbiamo mangiato spesso e volentieri insieme. Molto. Ma anche molto bene. La chat si è divisa in due tra chi dice che è più paccaro Alessio e chi dice che è più paccaro Pierpaolo. Bravi. Cioè, e tu, allora, Umberto, tu che... Belle le tue, la tua pancetta, con bacon. Guarda questa quanto cazzo è alta. Quella è una bistecca di carne, non è un bacon. Vabbè, tu Umberto, esprimiti. Vabbè, chissà Umberto che cosa dirà. Chi è più paccaro dei due? Sì, vabbè. Chissà. È che magari dal di fuori può sembrare una sfida sensata, ma Pierpaolo è mille volte più paccaro. Ma mille volte più paccaro è mille volte più paccaro della persona più paccara che conosca. Quindi, cioè, è veramente. Perché sul livello almeno io non prometto. Lui dice: sì, ci sarò. Poi dopo tre minuti prima, ma no, c'ho la bambina che vomita. L'universo sta collassando. Il pianeta Terra sta finendo in un buco nero. Sì. Sono alla ricerca dell'arca perduta, cosa del esatto dire. Allora, Nicolas Fernandez 8, ripreso anche da Marco Bottego, dobbiamo rispondere a questa cosa prima che li banni entrambi, perché la chiedono con un'insistenza notevole. Dice: voi che di sicuro siete più aggiornati di me, ho un iPhone 8 e stavo pensando di passare al OnePlus 6T, me lo consigliate? Sei tu l'esperto, ormai che hai 36 telefoni, che ormai sei diventato un influencer high tech. Io più del OnePlus, io oggi consiglierei il P20, se devo essere sincero. Però non so un po'. Il P20, allora, il P20 c'ha la super fotocamera. Devo dire che non è, cioè, il problema è che non sono abbastanza preparato sul OnePlus 6T, che, cioè, da dirvi, boh, non lo so, ragazzi, dovete aspettare che lo proviamo noi della redazione di Multiplayer.it, quindi più o meno nel 2038. Non lo so, ma non sono ancora uscite le recensioni, no? Perché esce tra un paio di settimane, mi pare. Sì, dovrebbe ancora uscire, esatto. Insieme al P20, se non sbaglio, escono al P20 Mate, se non sbaglio, però insomma... Come ti piace il bacon croccante? Sì, dovrebbe essere super croccante, dovrebbe essere duro. C'è Jojo the King che dice: le uova così mi sembrano troppo fatte a pappetta. No, ragazzi... Ma ti posso garantire, così guarda, sulla fiducia... Questa deve essere l'uovo, deve essere bavoso, vedete? Deve essere una gelatina, non deve essere... Non deve essere una frittata sbriciolata.
vi assicuro che se non le avete mai assaggiate le uova di Pierpaolo non posso dire assolutamente niente, andiamo, perché per me sono un evento. Io voglio andare, vado alle 3 spesso e volentieri, okay, solo per mangiare le uova di Pierpaolo. Senti, tu ti mangi, tu ti bevi la Sprite. Anche no, la devi bere però, dai. Un goccio per abbutto. Dai, ma bevi un po'. È Sprite, Sprite, salte e cetriolo. Il cetriolo c'ha solo l'odore, no. Posso dire che ha solo l'odore. Ma come tutta la roba zero, è solo aromatizzata. Poi purtroppo io sento quel sapore. Vogliamo dare il benvenuto a Sclerock97 che dice: cos'è questo canale con la faccia della scimmietta? Iscritto instant, quindi benvenuto. Cos'è questo canale? Grandissimo. Da dire. No, digli di fare immediatamente anche la sub a pagamento. Sì, beh, ovviamente, se non è un barbone, dicevo, totale, immagino stia già contemplando l'ipotesi. Io sento, sì. Direi basta Alessio, direi fra poco prende fuoco. Sì, ma non è ancora morbida. Lo so, perché è sbagliato tutto, è normale. Io sento quel sapore, io sento il sapore di quello zucchero finto. Esatto, quello che da zero. Quel sapore di zero. Fa schifo proprio. Beh, so, però la Coca Zero mi piace molto. La Coca Zero, questa roba qui. Che anche la Fanta Zero ho scoperto che non mi fa schifo. Ma proprio quel sapore è eccellente. Comunque sto facendo. Hai acceso butta, l'acqua. Butta, basta, leva, fa schifo Alessio. Ma no, perché c'è ancora margine di cottura. E prendono una bella e che ha buttato, dispiace, questa qua è troppo grassa, questa pancetta per fare, lo vedi che ha buttato fuori litri e litri di grasso, sta friggendo nel suo stesso grasso, è sbagliato. Sei un amante della Schuff? Sì, moltissimo. Una birra eccezionale. Sì, io sono, è una delle mie preferite. Addirittura? Sì, assolutamente. Di solito prendo la bottiglia, la versione 75. Se non l'ho trovata, purtroppo ho trovato, infatti ne ho prese due piccole. Direi basta, adesso tanto fa schifo, sarà immangiabile. Dove lo metto? Vado a prendere un piatto. Tanto sarà immangiabile il tuo bacon. Ah, ridaglie Marco Bottego ancora con sta cazzo di domanda sul OnePlus 6T. Abbiamo risposto. Guarda, ti prendo un piatto che è molto a tema del tuo bacon. Tieni. No, ma ho già fatto. Okay. Chiedono di ripetere che birra state bevendo. La Schuff, quella col nano in copertina. Quella con Alessio in copertina. Quella con me in copertina. Questa faccio vedere. Grazie a Ciuff che non ci dai neanche un euro, ma noi ti sponsorizziamo comunque. Aspettate che non... chiedono se ho iniziato a lavorare da Foot Locker, perché ho la maglietta a righe. No, è un'ottima soccer jersey di Supreme. Soccer jersey di Supreme. Non è una cazzo di maglietta. È una soccer jersey di Supreme. Che cos'è la soccer jersey? La maglietta è merda. Perché jersey? Cioè jersey come allora, New Jersey. Questo angoletto qua effettivamente è andato a buttare, però guardate la doratura della mia pancetta. Sì, soprattutto questo è molto dorato. È il termine giusto, però, direi più però, bronzato direi, ma... che dorato, color bronzo. Che puzza poi adesso. Cosa fai? Che cosa fai? Ma sei scemo? Ma cosa hai fatto? Bruciava tantissimo. Vabbè, ci chiedo, l'hai appena tolto dal fuoco. Cioè, ma sei scemo? Noi in live abbiamo visto adesso il bacon. Mi viene da dire che è un tantino bruciato. No, è dorato, come diceva. È perfettamente dorato. Alessio, quello per lui, quello là è dorato. Infatti lui quando vede le persone di colore dice: che sei, dorato? Mettilo là con l'acqua. Ma perché non lo puoi spostare te? Ma certo, no, ti mancano le mani. Ho paura di morire. Dicono che Pierpaolo è il nuovo Bastianic e Alessio è il nuovo Cannavacciuolo. Ma l'ho tenuto lì sopra, ma spegni il fuoco. Ma non l'ho tenuto lì sopra, è stato lì sopra a fuoco. Spegnila, ma sì, ma spegnilo. È già spento da un'ora. Sta con H. Sì, ma non so cosa sia H, ma non è quello il problema. Haig. Non capivi, ti dico Haig. Mi dici cosa? Cosa? Non capisco. Pericolosissima quella cosa. Potrebbe scoppiare, lo sai? Appoggialo e basta. No, perché c'è un coso di plastica, lo cucino, lo fondo. Veramente fai schifo adesso su ogni cosa che fai proprio, Allora, come lo metto? La pancetta la vuoi sopra la tartina? No, ma che sopra la tartina? Non rovinarmi il mio coso. Allora vai, compongo. A parte? A parte in che senso? Compongo con questo? Sì, compongo. Ma si fa sempre con l'altra teglietta. Proprio, guarda, niente. Chissà la coca, magari la spray zero pulisce bene il grasso. Io vi sto seguendo nel vostro delirio, Volete raccontare qualcosa o... Basta, sto preparando il piatto, eccolo. Esatto, io mi verso la birra. Stavo preparando scrivilo, il piatto. Descrivilo. Allora... Vai, in favore di camera bella. Dai un nome definitivo. Non posso andare in favore di quella camera, devo andare in favore di questo. Allora, che purtroppo è una camera un po' sfigata. La chiamo le uova greco. Uova greco con bacon. Hai dato fondo a tutta la tua fantasia proprio. Uova greco con bacon. E come devo chiamare? Allora, le chiamerò sabbia dorata su prato smunto accompagnato da croccantezza Bordeaux.
Va bene, questo ti piace questo nome, Umberto? Ripetimelo velocemente. No, sabbia dorata su prato smunto con croccantezza Bordeaux. Ok. Ti va bene, Umberto? Mi raccomando, datelo a scrivere su internet. È più bello comunque di uova greco. Esatto, okay. le voglio questo lemma su Wikipedia. Perfetto. Allora, a posto, la ciuffa l'ho fatta, tu la sei versata, perfetto. Mangerò. Sono deciso se rovinarmi prima la bocca col tuo dorato o meno. È molto buono. È cotto alla perfezione. A perfezione? Perfezione. O alla perfezione? Perché casi si dice alla perfezione. No, perché è in perfezione. Cioè sei imperfetto? In perfetto. No, è imperfetto, eh. Scusami, ma come l'accompagni il bacon? Cioè, perché la tua composizione però è scomposta. No, perché lo devi mangiare entrambe con le dita. Ma con le mani? Certo. Ma perché con le mani? Perché sì, perché si mangia con le mani. E poi questa cosa qua per me va brustolita anche per dare struttura al pane. Senti quant'è proprio la mescola che ti si compone in bocca, che è un bolo perfetto proprio nella mescola. È proprio il pane di segale, è proprio quello perfetto. Poi ovvio dovrebbe esserci il pane di segale, che uno lo va comprato, sanno fare il pane di segale, non quello del Conad. Il nostro cazzo di sapore, ragazzi, non potete immaginare. Allora, mi chiedono qual è il pezzo di... qual è l'item che ho nell'armadio di cui vado più fiero. Non lo so, domanda molto interessante e complessa. Penso che probabilmente il Fishtail Parka col Motion logo di Supreme, che ho acquistato, insomma, è di parecchi anni fa, l'ho dovuto acquistare RSL. Quello probabilmente è quello che preferisco in assoluto, perché, insomma, è stato forse il primo pezzo veramente figo che ho acquistato. Nonostante fosse ancora roba non di qualità altissima, però veramente quello. Quando dici RSL, che vuol dire? L'ho dovuto acquistare da chi l'aveva comprato al tempo. Ah, quindi te l'ha rivenduto uno? Sì, me l'ha rivenduto uno, però appunto il Fishtail Parka di Supreme col Motion logo è quello stai lontano da quelle più bruciacchiate. Molto buono, è venuto molto molto bene. Lo so, tutte le volte non mi invitate. Vabbè, non è proprio roba a salutare, soprattutto lo dico per Alessio, che insomma dovrebbe tenersi un attimino. Figa lì, lo vedo che si mangia con le dita al bacon, una roba che, vabbè, non gli farà bene in prospettiva, diciamocelo. Però va bene. E sto guardando, ci sono alcune domande interessanti mentre voi mangiucchiate. Nonostante con induzione. E devo dire che l'uovo è talmente buono che prende soltanto il buono dal pane de merda. Sì, sì, il pane, ho detto, se voi vi prendete, ci sono un paio di posti a Roma che fanno dei bauletti di segali eccezionali. Se vi prendete il bauletto, quello vero di segali, quello nero, che vi dura un mese tra l'altro, è un pane eccezionale, e vi ci fate queste uova morbidissime, cioè devono essere una crema, ragazzi, una crema spalmata, è come se vi fate proprio veramente pane, burro e uova. Di sera fatti non solo colazione, ma anche un pranzetto veloce. Ma come lo conservi il pane? Quello si mantiene, basta che lo tieni imbustato, si mantiene il pane di segale tantissimo, si mantiene super a lungo. E veramente fate anche un bel figurone. Allora, intanto chiedono qua. Ripeto, questa pancetta non era l'ideale. No, è l'ideale. Troppo salata, come senti? Troppo grassa. Purtroppo, ragazzi, se facessimo questa trasmissione a Roma, sarebbe andare a prendere roba. Qua ogni volta con un minimo di budget, poi. Però ci vuole un'ora solo per fare la spesa. Allora, intanto chiedono quali sono i prossimi appuntamenti del salottino. Possiamo dare una risposta a questa domanda o è impossibile? Ci beviamo su. Esatto. Drink, cheers. Ok. Seguiteci, che dobbiamo ancora fare brainstorming su questa cosa. Ma sicuramente molto a breve. Ora dobbiamo potevo fare il mix con la birra e la Sprite Zero. Ma non devo fare la cetriolo. Ma pensa se io faccio il mix con la ciuff. La bicicletta. Con la Sprite. Come si chiama da voi bicicletta? No, io non so, solo la Radler, che è quello con... Poi chiedono la roba in invece forno. Con la Sprite birra gassosa, come lo chiamate? Penso che dalle nostre parti birra si chiama gassosa. Si chiama bicicletta. Cosa si chiama bicicletta? Birra gassosa. Cioè, tu entri in un posto e fammi dia una bicicletta e loro ti danno birra gassosa? Esatto. Dai, sta strozzata, non ti cazzate. Anche se vai da biciclettaio, in realtà. Ale, la tua roba in forno? Ale, ci dai un update sulla tua roba in forno? Sì, quanto è passato dall'inizio della trasmissione? Mi fa una gran domanda. Ma è che non hai messo il timer? No. Ma di fare una cosa, devi mettere il timer, Alessio. Saranno passati quanto è passato minuti, dall'inizio della trasmissione? Almeno 40 minuti. Almeno 40 minuti. Almeno 40 minuti, aspettiamo ancora 3-4 minuti allora. Perché secondo me, mi leggi le specifiche? Le specifiche di cosa? Qua, della cottura. Allora, la moussaka... 50 minuti. Era 45 minuti a 180 gradi. La taglia del bandito...
Sì. Ne vuoi ancora? Ce ne viene 35-40 minuti. Oh, ne viene fuori mezzo. Secondo me, Ale, dovresti toglierli, eh? Sì, tiro fuori la cosa del bandito. Perché Ale, ma passavi 50 minuti, eh? Sì, qual è quello del bandito, scusa? Quella sinistra, no? Quella bucherellata, no. Del bandito. Quella sì, bucherellata. Sì, quella bucherellata del bandito. Sì. Allora, c'è chi dice che... C'è chi conferma bicicletta, c'è chi invece dice panaché, che è come si chiama anche qua da me. Panaché? Poi c'è Dodo... Panaché, sì. Poi c'è Dodot 1992 che dice da noi bicicletta è bitter e vernaccia. E poi c'è bello, bello bitter e vernaccia, mi piace moltissimo. E poi c'è Imole 6 del 90 che dice il birra e cola si chiama diesel da lui, non so come cazzo, dove cazzo abiti. Sì, ma birra e cola mi sa di quelle robe per bambini, per ubriacarti quando sei piccolo. Birra e cola è adulta. No, birra e gassosa però ha avuto un suo perché. Quando è che me ne vai? Vai tipo ha più una bottura, da bottura gli dici vorrei birra e gassosa. Vabbè, allora, il prossimo format, quando tu andrai in giro per ristoranti, io verrò con te, mi siedo, loro mi faranno il menù degustazione 290 euro, che cosa gradisce bere Pienesani? Facciamo, gli dice. Voglio una bicicletta. No, loro ti fanno. Prendiamo anche l'abbinamento di vini, sì, al menù degustazione, no. Cosa, e lo fai, no grazie, vorrei birre, vorrei una bicicletta. Vorrei una bicicletta. Io ti rispondo, no grazie, vorrei una bicicletta. Vabbè, questo sicuramente la portano, sicuramente la portano. Allora, vediamo, i requisiti. No, quanto, no. Sono senza parole. Sei senza parole di te senza stesso. Parole, sì, è vero. Io non vedo ancora il prodotto di questi 50 minuti in forno. Cioè, se ti piacciono anche solo minimamente le uova. No, le uova, sto parlando ancora delle uova. No, sto parlando ancora. Sì, sì, sono un orgasmo, secondo me. Un orgasmo. A me non piacciono così cremose le uova. Come lo piace, ma le devi mangiare un po'. Ma le mangio, conosco la ricetta perché so anche dove l'hai presa e non l'apprezzo. Ah, è vero, non l'ho mai detto. La ricetta è quella di Gordon Ramsay. È un mix fra, esatto, quella di Gordon Ramsay, ma... Perché Gordon Ramsay ovviamente per me è il cultore anche di come si fanno le bistecche in padella, eh. Bistecche in padella come le fa Gordon Ramsay, non le fa nessuno. Ma questa è la moussaka. Aspetta un attimo, anche con un accenno, con un'aggiunta di qualche idea, di una volta c'era Ian McKellen, che avrete sicuramente presente, è l'attore che fa, tra gli altri, Gandalf. Hai rovinato tutto. Sì. Questa è la moussaka, purtanna la maiala. Quindi? Quindi non è il coso, la moussaka doveva stare dentro, quell'altro uscire fuori. Sti cazzi. Quindi, ma che c'ha le patate a contorno? Con il mezzo mazzotin, sono erano sotto. Ah, dicevo con Ian McKellen che faceva una volta una piccola rubrica, in cui ogni tanto faceva delle ricette veloci, e aveva aggiunto due o tre cose sulle uova che effettivamente gli danno un po' di boost. Però appunto a me non piacciono, quindi sono un grandissimo amante. Mi piace perché ti ha ascoltato una mezz'oretta, però a me fanno cagare. Niente, allora... abbiamo rovinato tutto come al solito, tieni. Questa a questo punto è la moussaka. Adesso ti rovinerai il palato con questo. Veramente è incredibile. La foto è questa. Beh, la cosa è molto, è veramente. Vai, molto vicina, eh? Molto molto vicino. Adesso qua. Tenta di capire se... Ok. Non so se si veda perché... Magari faccio non vedere so qua io. Non so se si vede. No. No, è tutto a posto. Tu fallo vedere via la webcam, io lo faccio vedere qua. Ma perché non c'è la luce, dobbiamo mettere una appunto, luce qua migliore. Appunto, adesso c'è la luce. Quindi ragazzi, quella è la differenza, direi che in realtà è anche relativamente simile. Fuori fuoco, perché quella mette a fuoco le facce, quindi non ti riesce a mettere a fuoco. Vieni qua. Relativamente... Molto simile, sì dai, molto simile. Devo dire, la presentazione è veramente molto simile. Questa per una volta, anche il frontale, per una volta devo dire che perché fa cagare la foto sopra la scatola. Ha solo un peletto più di saturazione sulla parte rossa del pomodoro, mentre qui si è tutto rabbrumato. No, si è dorato, secondo la tua, il tuo concetto, questo è dorato. Allora, probabilmente è cruda. Per colpa tua. Hai visto, è incredibile proprio, cioè i gemelli del gol proprio, come ho detto, per colpa tua in contemporanea. I gemelli d'Eric. Assaggiamo, prendiamo anche la parte con la faccia, una patata. Non mangiare sopra, mi fa schifo, non devi mangiare sopra. Non ho mangiato. Non devi mangiare sopra ai piatti che un altro mangia, fa schifo, è una roba proprio brutta, lei, non so come cazzo dirtelo. Cioè, fa schifo sto gesto che fai. Allora, è abbastanza neutro. Ma la melanzana ha quel sapore di melanzana che a me non piace. Cioè? La melanzana? Perché c'è un sapore anche di melanzana che ti piace? È abbastanza, è abbastanza, cioè, normale, spiegami, che la melanzana sappia di melanzana. Perché la melanzana... Il sapore, cioè perché esiste una versione di melanzana che ti piace o perché non ti piace la melanzana? È la melanzana al cetriolo, forse. È quel sapore di melanzana più marrone.
più dorata intendi? Che cos'è la melanzana più marrone? È ancora più dorata. Ma cos'è il sapore marrone? Che cos'è la melanzana più marrone? Però lo senti? Che è quella ma è il sapore marrone o è il tipo di melanzana? Marrone? È il melanzone, no, no melanzana, è il sapore, Come le melanzane al funghetto della mensa, che hanno quella tendenza ad andare verso il fungo. Infatti siamo melanzane a funghetto, non è un no, no, non è vero, non è vero. Secondo te perché si chiamano melanzane a funghetto? Non ne ho proprio parlato, perché è una tipica cottura che si fa per una tipica cottura per trifolare i funghi? Però sì, non è, ma non è che trifolate a funghetto. Non è che sposta sì, il sapore verso il funghetto. Adesso giuro su Dio che ti sputo in testa se continui a mangiare qui sopra. Cos'è? sembrava una bomba, si sentiva Comunque Pier, la prossima live, Pier, facciamo così, facciamo assaggiare ad Alessio una cosa, subito all'inizio, e diciamo, Ale, descrivi il sapore, noi ci togliamo le cuffie, ce ne andiamo, e torniamo dopo un'ora, quando finisce la live, perché tanto più o meno il tempo per descrivere un sapore è quello. Ma beh, guarda che non è facile. Comunque è una roba proprio normale, in sapore, no. C'ha una consistenza molto... Prendi questa e nel frattempo sono nella top 13 di PUBG. Manchiamo, siamo raccogli la parte. L'ho già presa frontalmente. No, non di melanzana, di ragù. Vai, prendi quella parte lì. Già l'ho presa davanti questa non parte. Prendere la schiumetta. Ma cosa vuoi che prenda la allora? La cazzo di parte del l'ho ragù. L'ho già mangiata, ti ho detto. Maiala, l'ho con la patata, già mangiata con la patata. Vai, assaggio. Ragù e patata. Senti, perché il ragù sa di ragù, incredibilmente. Ma no. È vero? È vero. Oh, che cazzo. Quindi è buono? Quindi possiamo dire che è buono? Allora, probabilmente cotto bene questo coso qua. Quant'era il grado? Da 1 a 5 o da 1 a 3? Facciamo da 1 a 3 sempre. No, da 1 a 5. Da 1 a 5. Allora, presentazione 4. Presentazione 4. Per me sapore è 3. Perché non esiste il mezzo punto, io devo dare anche 4. Possiamo dire 4-4 che la moussaka di Eridanus... E non era ancora cotta, ragazzi. Non è... Tra l'altro ci sono anche i cetrioli, Non so se l'hai visto. C'è la Sprite. Devo dire che è un 4-4 pienissimo, cioè perfettamente rispecchia e rispetta le premesse. Incredibile, incredibile, abbiamo trovato qualcosa di commestibile. Buono. Sì, ma è assolutamente commestibile. Tra l'altro, se siete di Roma... C'è il ristorante greco. Volete andare a un ristorante greco molto buono, purtroppo anche quello è l'altro di quei posti dove non mi fanno sconti o niente. Ippocrate. Perché non sei ancora andato con le telecamere di Dissapore. Non sono mai ancora andato dicendo salve sono per Paolo Greco di Dissapore. Ippocrate è veramente un posto top se volete mangiare greco a Roma. Ma ti sei fatto fare i biglietti da visita a Pierpaolo Greco di Dissapore? Top è quella cosa lì? Lo fai sempre? No, non ho il biglietto da visita, ho l'indirizzo email. No. Tanto l'indirizzo email è quello furbo. No. Senza il cognome, per cui faccio pierpaolo@dissapore.com che aggiunge valore se non metti il cognome. Esatto. Però valore... dovrebbe essere figo perché... Dovresti avere il biglietto da visita di Sapore e tutte le volte che vai a pagare dici mi serve fattura. E gli dai il biglietto. Non è male. E vedi il terrore nei loro occhi. Non devo fare questa tecnica. No? Non mi appartiene ma la devo iniziare a fare, è vero. Ci dobbiamo sbrigare che c'è la riunione. Di che? Del food per rimanere in tema, altrimenti mi ammazzo perché avevo chiesto di farla alle 2. Sono le 2:20. Dai, velocissimo e poi io scappo, poi chiudi te. No, pulisci tu questa volta. Ma sì, ma non adesso dopo la riunione. Cioè questa roba qua non tocca a me. Dai, veloce. Io assaggio quindi... una cosa e poi schizzo, questo ha detto 4-4, sentiamo questo. Lo metto qui. Allora. Ce la fai estrarlo in qualche modo in un piatto? No, mangiamolo qua, dai Alessio. Vabbè, ma allora non... Allora, questo è uno di quelli da uno. Allora, è chiarissimo, ma si vede... No, fa schifo questa qua, fa schifo. Ma poi che c'è il mais? Sì, ah, sì. C'era il mais. Allora, questa presentazione è chiaramente uno, ma c'è un problema sopra, non si è spalmato, secondo me non si è squagliata. No, si è squagliato, il formaggio era quella stecchettina di merda. Secondo me, veramente, questo è sbagliato qualcosa. Non è questo invece è anche cotto molto. Allora forse è cotto troppo, è quello no, che si è sbagliato. No. Io non so dal vivo, ma da qua sembra veramente una merda questa cosa qua. Ha un odore di piccantezza brutta. Fatemi assaggio ancora la moussaka finché c'è tempo. Ha odore di piccantezza brutta. Sembra veramente cattiva questa roba qua. Veramente buona questa roba. Ha senso? Ma che cos'è? Non lo so. No, sa odore di peperone, di piccantezza, di peperone. Allora, non sa di niente a parte il peperone piccante. Solo di peperone piccante. Ma sapete quella roba che sentite già l'odore, che è l'odore del piccante? Quello è completamente in sapore tranne il piccante. Che però non picca, cioè è un piccante che però non pizzica. Cioè, ha il sapore del piccante senza essere piccante. Fa schifo, questa è 1-1 adesso. Chili.
1-1 proprio puro questo qua. Il tipico odore peperonato del chili. Ma è com'è? È commestibile? Sì, è 1-1. È commestibile. Questo è esatto, è un 1 diverso dalla di merda temperatura. Di cane. Sì, sì. È diverso dalla merda di cane. Qual era la merda di cane? Nel senso che non io non gli do uno perché è cattivo, gli do uno perché è inutile. Gli do un 1 di inutilità in questo caso, non un 1 di cattiveria, perché è commestibile. Lo so che è difficile un po' da spiegare, però è che... È molto difficile da spiegare. Cioè, non l'ho capito. No, è che prima, di solito uno da uno, gli darei uno perché fa vomitare. Esatto, questo è completamente inutile. Cioè, gli do uno perché non fa schifo, ma è inutile. E, e oltretutto la pastella... La pasta totalmente sbagliata. Sembra gomma colla. Sì. Cos'è la gomma colla? La gomma colla, che cazzo è la gomma colla? Muciaccia la gomma colla, proprio. E questo è inutile. Sì, questo è 1-1. 1-1, uno di presentazione, uno di sapore, ma perché non ha sapore? Non perché è invece avrei puntato su quello. Invece è stato completamente no. 1-1. Invece la moussaka sì. Confermo il 4-4 della moussaka. Sì, no, sì, si può anche comprare perché calcolate. Sì, sì. Non so se fosse stata in offerta, ma era 2,40 euro. Ma secondo me la differenza è che, cioè, questa alla fine, cioè, è magari una marca veramente greca che fa una moussaka preparata, no, sempre fatta in Germania. Sono tutte le marche di Lidl. Però prodotti in Grecia, Non lo metto in dubbio, loro producono in loco. Però c'è prodotto in Grecia da persone normali, prodotto in West Virginia. Prodotto in Grecia da persone normali. Prodotto in West Virginia dai cavalli, dai tori. Ah, in quel senso, scusami. E io sto, a proposito, sto portando avanti un po' là la creazione della storia con... mitologica per il nostro partito, cioè di Alessio allattato dai tori e tutta quella roba lì. Cos'è? L'hai messa già nero su bianco? No, in realtà è ancora solamente ideale, ma ho già commissionato a un pittore romano l'illustrazione di Alessio allattato dal toro sotto l'albero di ciliegio. Non vedo l'ora di vederla. Sarà un grande dipinto che poi esporremo probabilmente sotto la Cappella Sistina. Un grande affresco generazionale. Sì, è che c'è questo affresco molto... Già mi ha fatto vedere 2-3 schizzi. C'è questo affresco gigante con questo albero di ciliegio sopra la... 2-3 schizzi di toro. Sì, c'è questa collina, l'albero di ciliegio che copre te, che sei su un fianco che bevi dal toro. E il toro è in piedi. È in piedi come la lupa. Cioè, senti la simbologia della lupa con Romolo e Remo? Identico. Ma col cazzo. E tu... ci sarà un Alessio completamente bambino o avrà già qualche carattere da adulto? No, sarà completamente bambino, completamente... Cioè, potrebbe effettivamente essere chiunque, no, però vabbè, in quel caso... Fermi no. Tutti! Ho vinto a Papagge stando fermo. Questo dimostra la grande... Come fatta a vincere? Cioè, c'è gente che si è suicidata? No, perché sai che sei automaticamente messo in un team? Evidentemente in Spagna non è... Bravo, siamo grandi. Ti spostavi al restringimento dell'area? No, perché non c'è stato bisogno, perché dove sono atterrate e dove è finito? No. Incredibile. Va bene, salutiamo perché... Filippo, vuoi assaggiare le lasagne del cowboy? Grazie, Ugo, ci sentiamo presto, baci a tutti. Ciao, baci.